Bolzanese, effettivamente. Quest'oggi quindi abbiamo deciso di proporre alle doppie, veramente, ogni niafo, come si direbbe qua a Roma, e di proporvi il nostro magnifico e fantasmagorico Sarah Lewis in sfida, ragazzi, cioè proprio come Sarah Banda ai tempi d'oro. No, e quindi no. Via con la sigla. Sarah Lewis o non Sarah Lewis? Certo che Sarah Lewis. Quindi vi dovete anche prenotare. Ma io sono un ignorante cosmico. Ma mi dà un po' della domandina. Anche volendo. Non dare questi però suggerimenti, perché sono Daniele Mocebarte anche con gli altri effetti, 10 miliardi di effetti, e non finiamo più. Quindi andiamo subito con la canzone attuale italiana, quindi una canzone del momento che potete già ascoltare. In realtà io non sento praticamente. No, vi dovete prenotare però, fate un sì, verso per prenotare. Ma non la sento. Non si sente. Se fai la campana mentre... Scusa, dai. No, fai un verso perché non si sente. Ok. Max Pezzali. Con? Il mio secondo tempo, forse? No. Che è sempre noi. Sempre noi di... Che vuol dire? Di ragazzi. No, ci vuole la correttezza, sennò qua c'è anche J-Ax, allora se dobbiamo. J-Ax, bravi. Infatti. Allora, un punto per Tommaso Baby, che meno male che è però una schiappa. Vabbè, che c'entra? Abbiamo avuto ospite una settimana fa. Infatti, ascoltate la chart e vi fate una cultura. Questa invece è la canzone attuale straniera, cioè internazionale. Okay. Oh, Gotye. Con sono pippa. Somebody. Se no si può prenotare l'altro concorrente. Aspetta. Ma il titolo non lo so, quindi. Somebody qualcosa. Sì. E qualcosa. Però mi devi dire qual è quell'altro qualcosa. That. Somebody that. Smell. Un tempo. Fast. No, un tempo. You used. Doing. Vabbè, era Gotye con Somebody That I Used To Know. Questo Sì. Mezzo punto in caso ti do, perché sono buono. Quindi siamo uno e mezzo. Ma e questa è la canzone cult invece, del 1998. Come cult del 90? Ah, adesso me la ricordo. Ma che cos'è? Ma chi sono le... Che è Miranda? Sono un gruppo. Le LOL. No. Hanno una voce, sì, è vero, molto... Ce l'ho, i Jalis. Ma che i Jalis? Vabbè, i Jalis hanno fatto un pezzo di storia della musica. Ma non la sappiamo. Non la sappiamo. Vabbè, ve lo dico io. Erano gli Ultra con Say It Once. Questi... Ma questo era un gruppo della Lewis? Ma che un gruppo della Lewis? No, erano un gruppo stile Backstreet Boys, Five, le boy band, boy band. Secondo me non esistono. Boyzone, esattamente. Secondo me non esistono. One Direction. Dai, Say It Once, adesso me la sono ricordata la canzone. No, secondo me non esiste. Continua. Questa è la canzone invece di Sanremo del 1993. Se in regia ce l'alzassero un po' in cuffia, io sentirei... Ah, ecco, forse ora sempre. Risalirò di Zarrillo, tipo. Non vi prenotate, vi picchia il 30. Ma che canzone? Ma che è Ron? Chi è? No. Dai, con questa vocina così. È un mix tra Zarrillo. Sempre a cresta. Che è Toto Cotugno. Ma che Toto Cotugno? Aveva i capelli a cresta, Toto Cotugno. 93, non è che ho sto grande. Io sono nato nel 91, ragazzi, cioè, c'avevo 2 anni. L'anno della solitudine, lui ha duettato con la solitudine di Laura Pausini, fecero una canzone qualche anno fa. Si chiama Filippo di nome. Ma che canzone? Neviani. Vabbè, era Neck con Sì, ma che canzone è? Non so la canzone. In te, che se non sbaglio era una cosa con la... Ma era Sanremo Giovani. Era sulla Borda. Era Nuove Proposte. Vabbè, capito. Ma no, non specificate, io stavo pensando a Sanremo, questa era... Questa era una nuova proposta, non è? Poi adesso abbiamo l'ultima, la canzone improbabile. Dopodiché mandiamo anche la numero 35, se no non finiamo più. Questa è la canzone improbabile. Non è il gioco a jouer, come poteva essere. Cicale? Nemmeno. Del 1982. Io sono nato nel 91, come Beh, non io sono dell'88, se per questo allora, quindi che vogliamo dire. Gelato al cioccolato di Pupo. No, però c'è una delle parole che hai utilizzato c'entra con la canzone. Gelato al limone? No. Bacio il gelato. Ma che bacio il gelato? Tirami su la banana col bacio Gianni Drudi. Vabbè.
vabbè. A parte che non canta quest'uomo, quindi vabbè, ve lo dico io. Era meglio un gelato. De che? Non lo so. Ma dobbiamo, voglio sapere. A chiedere a era Mauro meglio, era meglio un gelato rispetto a cosa? Non lo so, gli va a chiedere. No, a Mauro ora Michelone, mi rispondi. Ma glielo andiamo a chiedere adesso. Nel frattempo che ci andiamo ad ascoltare la posizione numero 35, se non parte qualche altro decimo millesimo effetto.